E a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa siamo riusciti a completare due quest abbastanza importanti. Perché abbiamo accompagnato il nostro vecchio amico Ryuzo alla ricerca del cibo per i suoi cappelli di paglia, ricerca che poi purtroppo ragazzi è andata a finire un pochettino male, perché in effetti questo cibo non siamo riusciti a trovarlo. Però comunque lui ci ha promesso che quando arriverà il momento sarà al nostro fianco per riuscire a salvare nostro zio, e quindi siamo riusciti a reclutare lui. Dopodiché siamo tornati da Yuna, siamo riusciti finalmente a liberare Taka, suo fratello, un fabbro eccezionale a quanto dice lei, e quindi le missioni della storia principale eravamo riusciti a completarle tutte. Quindi adesso non ci resta che scoprire cosa dobbiamo fare. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui. Alcuni di voi mi hanno dato qualche piccolo suggerimento riguardo ad esempio i punti interrogativi che sono sulla mappa, perché sono luoghi che potrebbero celare qualche punto tecnica o comunque qualcosa magari di buono da riuscire a trovare. Quindi vi prometto ragazzi che se dovessi passarci vicino magari ci farò una piccola fermata. Per cui attualmente ragazzi si è avviata quella che è la prossima missione, e che vede come obiettivo quello di forgiare uno strumento per scalare le mura del castello di Kaneda. E quindi ragazzi la nostra missione principale è proprio questa: il fratello di Yuna è finalmente salvo, ma dopo la nostra fuga ci siamo dovuti separare. Devo assicurarmi che abbiano raggiunto la città di Komatsu, così se non sbaglio avevano detto. Quindi visto che dovremmo fare un pochettino di viaggio a cavallo, possiamo fare un viaggio rapido fino al faro di Tsutsu, così da avvicinarci un pochettino al nostro obiettivo. Perfetto ragazzi, ci hanno letteralmente teletrasportati qui. Adesso la distanza sarà sicuramente minore, quindi mettiamo questo come obiettivo. Risaliamo in groppa al nostro meraviglioso destriero Sora e non perdiamo più tempo ragazzi, dirigiamoci verso Komatsu. Fatevi sotto! Ecco qua, non riesco ad allontanarmi di 50 metri che subito mi trovo di fronte al confronto ragazzi con questi nemici mongoli che si frappongono fra noi e il nostro obiettivo, ma ovviamente non ci facciamo intimidire. Quindi mi devo ricordare ragazzi che posso cambiare la mia forma questa volta. Usiamo la forma dell'acqua contro questo nemico ragazzi. Ecco qua, vedete come è stato molto più efficace ragazzi. Quindi bisogna un attimino imparare a gestirle per essere facilitati nei combattimenti. Quindi è inutile che indietreggi, caro. Maledizione. Che cavolo. E sono riuscita pure a farmi colpire. Veramente meraviglioso. Questo tizio è uno scudo. Probabilmente possiamo usare la forma dell'acqua contro di lui. Ahia, sempre che il lanciere non mi venga a rompere le scatole. Perfetto. Immagino che ci sarà una forma che sarà specifica contro i lancieri, ragazzi. Quindi ecco fatto. Perfetto. Scontro completato, ragazzi. Vediamo se hanno rilasciato qualcosa. Ma lo scontro non è completato. C'è ancora la musica da ansia. Che te fa? Che sta succedendo là sopra? Cosa c'è? Buon uomo, in preda alle convulsioni, si fermi, non si preoccupi, la raggiungo io. No, ragazzi, questa cosa è bellissima. E ci dà anche la possibilità di assassinarlo, così, come se non fosse stato a rimbalzare come un imbecille fino ad ora. Ok, siamo riusciti a prendere anche un altro punto esperienza, ragazzi, un punto a tecnica per essere un pochettino più precisi. Quindi richiamiamo il nostro caro Sora. Ah ecco, che era già qua dietro che ci aspettava. Andiamo caro, andiamo. Vediamo se riusciamo a raggiungere in santa pace la città di Komatsu. Spero non ci siano altre difficoltà. Non ci posso credere ancora. No, lasciatemi in pace ragazzi. Un pochettino di fretta. Già, non posso stare appresso a tutti quanti voi, eh. Su via, che diamine. Ok, la strada dovrebbe essere quella giusta ragazzi. Quindi
Dovremmo passare attraverso... Oh, Komatsu, non possiamo. Yuna e Taka saranno lì. Sì, ma non posso passare col cavallo attraverso questa barriera, quindi facciamo così, ragazzi. Ah, siamo proprio arrivati! Eppure mancano ancora 130 metri. Vabbè, siamo arrivati, ragazzi. Ma qua c'è stata una mattanza. Che cavolo è successo qui? Oh. Intanto arrivo io, bello zozzo di sangue. Dobbiamo cercare Yuna e Taka, ragazzi. Ma qua io vedo sangue sparso letteralmente dappertutto. Dove diavolo è, tra l'altro, questo posto? Oh, che sta succedendo là in fondo? Che stanno facendo sti geni? Facciamo una cosa alternativa, ragazzi. Vediamo se riesco a salire sul tetto e provare a fare un attacco a sorpresa, cosa di cui il mio zio non sarebbe per niente fiero. Quindi dobbiamo infatti sconfiggere i mongoli, ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di incredibilmente stealth. Oh, ma si stanno spostando i maledetti. Ma... E Yuna! Oh, salve lei! Da dove arriva? Perché è arrivato così... Dal nulla, salta le staccionate, fa da sé. Ok, forma dell'acqua a me, aia! È possibile che devo sempre farmi colpire almeno una volta? Non è possibile, che diamine. E là, minchia Yuna, che volo che ha fatto, porina! Ci penso io, dojo no. E niente, continuo a premere X per schivare quando, ragazzi, devo premere cerchio. Accidenti. Ci penso io a te. Ecco fatto. Oh, intanto raccogliamo le provvistine. Ciao Yuna, sei tu? Jane. E chi vuoi che sia? Non l'hai guardata in faccia, su via. Potrei anche prendere le frecce dai cadaveri, ma in effetti non ho utilizzato l'arco, quindi va bene, parliamo con lei, vediamo cosa ha da dirci. Ce l'hai fatta. Certo. Cos'è successo qui? Dov'è Taka? Con i superstiti di Komatsu. I mongoli sono giunti giorni fa, facendo prigionieri e uccidendo chi si opponeva. Ora tornano per finire l'opera. Era solo l'avanguardia. Il resto della truppa sarà presto qui. Dobbiamo andarcene. Ora. Possiamo difenderla. Cosa? Ci serve la fucina di Komatsu e la sua gente. Se vuoi, puoi andartene. No. Sono stanca di fuggire. Portami dagli altri. Allora combatteremo insieme, Yuna. Ok, quindi ci prendiamo questa responsabilità, ragazzi. La responsabilità di difendere Komatsu dai prossimi aggressori. Non ci faremo mettere i piedi in testa. Qualche famiglia. Per lo più fabbri e contadini. Poco abili in combattimento. Sai combattere. Li hai uccisi tutti da sola. Brava. Mi ero allenata. Puoi trovare altre frecce? Solo di seconda mano, quelle conficcate in edifici e cadaveri. Andranno bene. Va bene, dai, basta che facciano il loro... Stavo mettendo gli abitanti al sicuro quando i mongoli hanno intrappolato qui una di loro. Ah. Vabbè, vediamo... Ah, eccola qua. È finita. Niente più mongoli per ora. Vieni alla fucina con noi, sarai più al sicuro. Sì, conviene che ci segui, signora. Signora, non può restare qui. Che diamine. Su. Affrettatevi, ragazze. Coraggio. La cucina funziona? Sì, ma non possiamo accenderla. Il fumo rivelerebbe la nostra posizione ai mongoli. Possiamo usarlo per attirarli e combattere in un'area che controlliamo. Non si aspettano di trovarti qui. Beh, meglio, no? Effetto sorpresa, allora. Lord Sakai. Ehi. Yuna. Taka. Ciao. Ben rivisto, ragazzo. Hai smesso di fare il drammatico? Ho pregato gli dèi di proteggervi. Lo apprezzo, ma è il tuo aiuto che mi serve. Yuna me l'aveva accennato. Uno strumento. Per Lord Shimura. Lo tengono prigioniero al castello di Kaneda e devo liberarlo. Nell'ombra. Furtivamente. C'è una fucina in città. E tu sei un fabbro. Il migliore. Sì. Sì. Potrei riuscire a creare qualcosa. Però non c'è tempo. I mongoli non prenderanno Komatsu. Resteremo qui. Mi serve Yukio, il mio aiutante. Ma ci siamo persi. Dov'è? Penso stesse cercando sua moglie in città. Troverò Yukio. Yuna,
pronta a combattere. È nata pronta. Benissimo, continuiamo a cercare gente, ragazzi. Dobbiamo trovare Yukio, cercava sua moglie. Spero che sua moglie stia bene, insomma, sia sopravvissuta in qualche modo. Perché, cioè, queste situazioni sono brutte, ragazzi. E poi quando le famiglie vengono distrutte, i familiari si dividono, cioè, non è una cosa bella. Allora, qua che abbiamo? Cuoio, kunai pieno. E va bene, nel frattempo riavviciniamoci. E mi chiedo da che parte io debba trovare Yukio. Salve a tutti, ragazzi. Oh, ma sti poveracci sono tutti feriti. Oh cavolo, ma li lasciamo qua a soffrire? Davvero? Vabbè. In ogni caso, ferro. Yuna che si fa il suo pranzetto seduta come se stesse facendo la popò. Ma sono dettagli, pure questi. Yukio! Dove diavolo sarà Yukio? Scendiamo. Opla! Au! I miei stinchi. Accidenti. Sì, ma dov'è Yukio? È di qua. Di qua, credo. Vediamo se diminuisce la distanza, perché la vedo sempre uguale. Ok, sta diminuendo la distanza, ragazzi. Noi siamo appena arrivati effettivamente da qui, tra l'altro. Prendo le provvistine. Altre provvistine. Qualcos'altro di interessante? Qualcos'altro? Sembrerebbe di no. Va bene, allora, continuiamo ad aggirarci fra queste varie case, che ormai sono state mezze distrutte, per vedere di riuscire a trovare questo benedetto Yukio, perché attacca adesso, serve un aiutante. Ehi! Me la prendete con chi non può difendersi, eh? Bravi, bravi vigliacchi. Qualcun altro? Boom! Meno male che è un lanciere, ragazzi. I lancieri mi stanno tanto sulle palle, posso dirvelo sinceramente, sì. Ma in questo gioco come in tutti gli altri giochi, perché le lance sono proprio fastidiose, ragazzi. Quindi, Yukio, ho sentito urlare qualcuno. Dov'è? Aiutatemi, aiutatemi. Che fine ha fatto Yukio? Si può sapere? No, mi sto allontanando. Niente, ragazzi. Ah, è qua sopra. Perché me ne devo andare da un'altra parte quando Yukio si trova qua sopra? Sempre sperando che sia sopravvissuto, che non gli abbiano mossato tipo mani, piedi o robe simili, o arti utili, ecco. Saliamo. Pam pam param pam. Ehi. Oh, salve. Non abbiate paura. Salvataggio degli ostaggi. I mongoli hanno preso degli ostaggi. Se i nemici ti individuano, inizieranno a eliminare i prigionieri. E questo non va bene, ma proprio per niente. Aiutatemi. Yukio. Eccomi, sono qua. Sì, serve aiuto, attacca. Sono qua. Non posso, mia moglie è al fiume con sua sorella. E questa chi è? Raggiungiamola, presto. E questa tizia che è qui, chi è? Statemi vicino e fate ciò che dico. Ah, ok, quindi li devo scortare fino al fiume? Ha detto al fiume, se non sbaglio, vero? Ok, gli devo fare anche da baglia, va benissimo. D'accordo, farò anche questa, attenzione. È bello come camminano. Ehi. Venite qua, ragazzi, voi andate in mezzo alle fratte, eh? Ci penso io, come sempre. Tac, chi altro c'è? C'è qualcun altro? Quanto sangue. Continuiamo a avervi. Aspetti. Che non abbiamo tempo da perdere. Vi devo anche proteggere le chiappe. I mongoli sono qui. Restate qua. State fermi qua, che ci penso io. Aspetta un attimo, scusa. Proviamo ad usare anche l'archino, ragazzi, visto che ci siamo. Eh sì, in movimento. Ancora peggio. Stai fermo così. Fermo così. Fermo. Porca vacca, l'ho mancato malissimo. Ci sono. Oh no, ammazzeranno. Oh no, ammazzeranno la moglie di Yukio. Fermo lì, bastardo. No. Oddio, no, non farete del male a questa gente. Ci pensi? Ecco qua, ok. Perfetto, il grossone è stato fatto fuori. Fuori un altro. E Mister Lancia, ti aspetto. Grazie. Ecco fatto. Parla con i contadini. Eccoci. Mi manda Yuki. È vivo. Seguimi, sì. Attacca, serve tuo marito. Sì, quindi muovi le chiappe, perché sennò... Yuki, pensavo di averti perso. Sei ferita. Quell'uomo sembrava un animale o un demone. Sì. Con... Io? Non sono un demone. Solo quando affronto i mongoli.
Scusate, io... Andiamo alla fucina, statemi vicino. Cioè, parlano di me, ragazzi. Parlano di me, mi definiscono animalo. Ma come vi permettete? Cioè, vi ho salvato le chiappe e sarei un animalo. Cioè, ma io non lo so. Guarda un po', questa è la riconoscenza della gente. Venite, seguitemi, forza. Che ho perso anche fin troppo tempo. E senza Yukio, Taka non ne vuole sapere di accendere la fucina e di fare quello che mi serve. Quindi muovete le chiappe, mi stanno seguendo? Sì. Va bene, va bene, va bene. La fucina è di qua? Oddio, raga, ho un vuoto completo. Io mi sto continuando ad allontanare, avvicinare, allontanare, avvicinare. Ma intanto qua ho visto che ci sono delle provvistine. E io me le piglio, scusate che le lascio qua. C'è del cuoio. Seguite. Seguitemi ragazzi, seguitemi, la fucina è da questa parte. Vabbè, ma voi lo dovreste sapere visto che siete di qua. Non so perché li sto guidando io, ma sono dettaglietti pure questi. Andiamo, va, che c'ho un po' di fretta. Quale cacchio è la fucina? Ste case sono tutte uguali, diasandesse, mo. Mi sto avvicinando. Cosa c'è qua, fermi? Lì no, perfetto, scusate, permesso. Eccola qua, è qua sopra. Sopra l'altura, venite uomini e donne, venite. Eccoci qua. Parla con Taka, eccoci Taka, guarda che Yukio! Ti ho portato. Sì. Grazie, mia signore. Di niente, adesso farai quello che ti dico. I mongoli sono qui, dov'è Yuna? È andata a recuperare una famiglia nella casa oltre il fiume. Non è tornata. Diamine, prima di accendere la fucina aspettaci. Molto bene, davvero molto bene. Yuna va, fa... Come se non avessimo deciso di restare qui. No, lei prende e va. Però è andata ad aiutare degli innocenti, dei poveri indifesi. Quindi non posso che appoggiarla, ragazzi. Quindi andiamo a vedere dove si è ficcata. Intanto sto riducendo la distanza, sembrerebbe di sì. Continuiamo a correre. Ok, la casa deve essere questa. Vedo un mongolo lì. Salve, forse avrei dovuto fare stealth probabilmente, vero? Scusi, Kamurani. In verità, o tuoi amici soffrire? Non conosciamo samurai! Dov'è altra vostra gente? Sono fuggiti! Lasciateci, vi prego! Che risata cattiva! Io questo l'ammazzo così, guardo, ecco! Ho fatto, risolto, venghi, venghi! E che sto a spezzare a voi? Venite, non ho tempo da perdere. Cioè, potete venire tranquillamente. Vieni qua, codardo di merda. Te la prendi con loro. Grande, Yuna, grande. Minchia, l'ho preso alle spalle, ragazzi. L'ho direttamente assassinato. Top. Salve. Come nemici nelle vicinanze? Chi c'è ancora? Che era sto lamento? Chi c'è? Chi c'è ancora? Ah, c'è uno scemo che si fa ancora i suoi giretti da questa parte. Troppo rischioso. Forma dell'acqua. Tac, 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 gnac. Grazie. Perfetto. Adesso sì. Mai più da me. Voi ci avete salvati. Non è ancora finita. Riuscite a raggiungere la fucina? Sì. Credo di sì. Credo di sì. Statemi tutti vicino. Niente, li devo riaccompagnare io, ovviamente. Va bene, vi riaccompagnerò io alla cucina. È una lunga storia. Il modo in cui li ha uccisi non sembrava umano. Forse hai ragione. Un altro. Forse hai ragione. Yuna, ma che fai? Cioè, parteggi per me o per le dicerie della gente? Non sembrava umano. Io sono un samurai. Samurai, a differenza vostra, sanno combattere. Quindi, ci sono i mongoli che si fanno i loro giretti. Ma già sono arrivati, bastardi. Potete scendere da qui o vi spezzate le ginocchia. Vabbè, io vado lo stesso. Seguitemi, signore. Vediamo di riuscire a raggiungere la cucina senza troppi problemi. Di certo non posso arrampicarmi su queste robe. Anzi, sì, posso. E vediamo un po'. Ci sono altri nemici. Ma quanta gente è arrivata nel frattempo? Con una finta. Ah, mi fanno pure le finte, eh? Intanto voi infrattatevi. Ok, facciamo attenzione, ragazzi. Non ci facciamo ingannare, perché non voglio perdere l'occasione di ammazzarli con un colpo solo. Ecco qua. Perfetto. C'è qualcun altro là in fondo. Vedo un sacco di gente là in fondo. Ma dove è arrivata tutta sta gente? Scusate. Troppa gente. È pieno di mongoli, ragazzi. Io non capisco ancora da dove siano usciti così improvvisamente. Ma non fa niente. Guarda. Uno lo ammazzo così. Ecco qua.
L'altro ovviamente si è accorto di noi e lo facciamo fuori subito. State attente ragazze che vi sporcate. Bene, prendo queste provvistine. Ah, mi sono rotta le palle, guarda, di andare in giro effettivamente. Oh, non t'azzardare a toccare i miei ostaggi. Eh sì, i miei ostaggi, i miei protetti. Che cavolo lo sto a dire pure io. Oh, oh. Fuori un altro. Forma dell'acqua. Ecco fatto. Ti spezzo subito la difesa. Si doge un par de balle, eh? Ok. Chi altri c'è? Qualcun altro? Si faccia avanti, su via. Chi era? Che è? Perché fanno questi versetti così strani? Va bene, io li affronto, raga. Mo ci vuole a muso duro, basta, stealth. Cioè, quando è necessario, ok, ma per il resto... Ecco qua, tu non andrai proprio da nessuna parte, anche perché Yuna ti infila una freccia in mezzo agli occhi. Ecco fatto. Ecco fatto. Ma perché voi dovete stare in mezzo ai piedi? Riparatevi, state lontani, via. Salve. Yau, mi piace sta cosa. Della parata che gli spezza la difesa in un attimo, è bellissimo. Ok. Adesso possiamo dirigerci ancora alla cucina o qualcun altro vuole interrompere il nostro cammino? Dico, chiedo, per un amico. Provvistine. Perfetto, la cucina è da questa parte. Seguitemi, signore. È andato tutto per il meglio, come potete vedere. È saltata solo qualche testa, ma basta che sia del nemico e va benissimo così. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Attacca. Hai altro da ordinarmi? Accendi la fucina, Taka. Ma i mongoli... È arrivato il momento. Non vorranno distruggerla. Ne approfitteremo per farli tutti fuori. Se non fanno prima fuori noi. Comunque, sarà qui che ci apposteremo. Non avere paura, ragazzo. Ci sono io a proteggervi. Arriverà un'orda nemica, ecco, immaginavo. Minchia, hanno fatto presto ad arrivare, eh? Aia, tua sorella. Allora, mo sarà un attimino complicato, ragazzi. Aia. Caccia miseria. Ah! Niente, stavo provando a fare la parata perfetta e sono riuscita a farmi colpire di nuovo. Ok. Cerchiamo di accumulare pallini gialli, ragazzi, perché a salute non sono messa molto bene. Serve altra determinazione. Oh! Oh, è giusto quello imparabile, Doapa. Mannaggia la pupazza. Ok, adesso mi posso curare. Arrivo anche per te, non ti preoccupare. Ecco qua. Perfetto, com'è la situazione di là? Sta arrivando altra gente. No, no. Ammazza, se l'è presa con Yuna. Che gentleman, eh. Te la prendi con una donna. Complimenti. Mongoli nella fucina. Dobbiamo fermarlo. Che cazzo c'entra il... No, per i cani no. Non mi fate ammazza cani, vi prego. Vanno ad ammazzare i nostri. Non glielo permetterò. Non glielo permetterò. Ok. Fuori un altro. Dove vai? Sono qua. Sono qua. Ecco fatto. Aspettate, aspettate. Minchia, stanno starnazzando tipo galline nel pollaio. Che succede? Non c'è nessuno. State buone, che vi difendo io. Non vedete? No, vabbè. Ma pure i cani? No, non mi potete fare questo. Pure gli animali usano i bastardi. Oddio. Fermi, fermi. Non sto capendo una mazza di quello che sta succedendo, ragazzi. Allora, provvistine così a caso. Io sono qua, bastardi. Non toccate gli indifesi, che mi fate molto arrabbiare. Ecco qua. Perfetto. Fuori un altro. Quanta gente manca? Oh, arriva un lanciere dei miei stivali. Acciari, mongoli! Hanno circondato la fucina! Siamo nella merda, allora. Sì, 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 non ti preoccupare, adesso ci penso io in qualche modo. Vediamo se riesco ad usare pure io l'arco, ma devo prima individuarli, ovviamente. Qua, contro luce, non è che sia proprio il massimo. Eccolo là, ma questo ha l'elmo. Oh, boom, bitch.
Ok, non so da quanto, ragazzi, si fosse spenta la facecam. Vi chiedo scudo, ma ero troppo presa dall'azione, insomma. Eccone un altro. Oh, questo sì, all'elmo. Avete mancato. E fuori un altro. Fermo lì. Oddio, ma perché questo non riesco ad ammazzarlo? Lo colpisco in testa esattamente come gli altri. Bastardo, mi è sfuggito. Smettetela di gridare. Ok. Altro headshot, veramente fantastico. Chi è che vi dovrebbe far male? Prendiamo le freccine. Dove se n'è andato il bastardone che si è sceso giù dall'altura? Ok, c'è qualcun altro. Eccolo qua. Ah, sei tu, eh? E niente, ragazzi, questo se lo piglio in testa non muore. Va bene, facciamo così, guarda. Dritto al cuore, dritto al cuore. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Frecce, smettetela di gridare, mi state mettendo nervosissimo. Oh, porca vacca miseria. Ok, per fortuna che i cani si fanno fuori abbastanza rapidamente, ragazzi. Questa è l'unica consolazione. Boom, giù la difesa. Perfetto. Oh, arriva lui agguerritissimo. Ma non arriverà neanche alla cucina, mi dispiace, caro. Forza, forza. Ok. Perfetto, che succede qua dentro? Che si sente, si sentono urla. Ah, c'è ancora il cane. Luna, che fai? Colpiscilo, Dio santo. Accuccia, mamma mia. Sconfiggi il generale mongolo. Molto bene. In arrivo altra gente. Ah, è lui? Fantastico. Questa l'ho sentita proprio. Aia, e l'ho sentita tantissimo di nuovo. Porca miseria, ragazzi. Non ci posso credere. Ok, mi fanno riprendere da qua, per fortuna. Ma mi ha fatto malissimo. Proviamo a colpirlo da qua. Bastardi con gli archi. Niente, io provo a continuare a colpirlo così, ma tanto lo dovrò affrontare, ragazzi, quindi... Ok, stiamo attenti. Ok, così sì che ci si difende. Yeah! Quindi ne mancano 7 per riuscire a sbloccare la forma del vento, quindi un'altra forma per combattere, insomma. Chi manca ancora? Vi vedo là in fondo. Non ti servirà niente. Ecco fatto. Giura dalle retrovie. Grande. Sì. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non ho mai visto un samurai combattere così. Non è stato niente. Tu non sei solo un samurai. È uno spirito vendicativo. Tornato tra i vivi per massacrare i mongoli. Dove ci nascondiamo? Non lo farete. Accendete la fucina e ricominciate a creare le armi di Komatsu. Così resisteremo e salveremo Lord Shimura. Spirito vendicativo. Credo l'abbiano apprezzato. La nostra leggenda si accresce, ragazzi, e cominciano a girare voci evidentemente sul nostro conto. Whee! Missione completata, ragazzi, e vai! Perfetto, altro punto tecnica e ci fermiamo qui, perfetto. E vediamo un pochettino. Ci riportano al castello di Kaneda, ragazzi, attenzione. Ho letto che i samurai seguono la via dell'onore. Questa è una delle molte differenze tra me e te. Allora perché i miei uomini sono stati colpiti alle spalle?
Lord Sakai non si abbasserebbe a tali tattiche. La guerra svela chi siamo veramente. E ti ha reso un cane. Sguinzagliato da tuo cugino Kublai per stuprare e depredare a suo comando. Tuo nipote ignora la via del guerriero. Diventerà ciò che tu disprezzi. A meno che non ti unisca alla lotta dell'impero per la pace. Tu non vuoi alleati. Vuoi soldati per deporre lo Shogun. Pensa alla mia offerta. Aiuta tuo nipote a ritrovare l'onore prima che la codardia lo porti troppo lontano. E prima che io ti porti la sua testa. Posso liberare mio zio finché Taka non finisce il suo lavoro. Vediamo se Yuna ha qualche novità. Oh, porca paletta, ragazzi. Allora, diario aggiornato, il rampino. Ok, questo è il racconto in corso. Ho quasi tutto ciò che mi serve per salvare mio zio al castello di Kaneda. Sensei Ishikawa, Lady Masako e i cappelli di paglia di Ryuzo sono pronti a partire. Mi serve solo uno strumento per scalare le mura del castello e Taka sta lavorando sodo per realizzarlo. Dovrei fare visita a Yuna nella città di Komatsu, quindi per vedere se ha qualche novità. Ma... raga, cioè, sono rimasta abbastanza spiazzata dal fatto che il Khan abbia praticamente detto a Lord Shimura che a quanto pare suo nipote non sta tanto facendo il bravo in sua assenza, perché non sta tanto seguendo la via dell'onore, ma uccide i nemici in maniera subdola. Che bello, mio zio, immagino quanto sarà contento non appena lo vedremo, se riusciremo a vederlo. Non sarà facile, ragazzi, non sarà facile. Allora, nel frattempo, visto che ci siamo e abbiamo a disposizione la bellezza di 4 punti tecnica, ragazzi, direi di sfruttarli e vedere che cosa possiamo comprare. Allora, questo lo voglio, ragazzi, le parate perfette ti permettono di recuperare un po' di salute, per cui potrebbe essere comunque positivo. Ovviamente, riuscendo a fare una parata perfetta, se uno è giù di salute, ecco, almeno riesce a recuperare qualcosina. Dopodiché, un colpo in schivata efficace contro i nemici lenti, quindi bisogna schivare con cerchio e premere subito dopo quadrato per riuscire a colpirli in fretta. Direi che non è male, quindi lo prendo. Dopodiché devia frecce pure, non sembrerebbe essere male, ragazzi. Para i proiettili in arrivo mentre sei in guardia. Questo potrebbe essere utile se uno si ritrova in un attimo che non riesce tanto a schivare. Perfetto. Questo pure, ragazzi, potrebbe essere utile perché ci permette di parare i colpi di lancia non bloccabili. Quindi pure in quel caso, se uno non dovesse riuscire a schivare, almeno se sta bloccando non viene colpito. Quindi direi di sì. Rispendiamo così l'ultimo punto tecnica, per cui benissimo. Allora, vediamo di trovare Yuna per vedere se ci può aggiornare riguardo qualche novità. Ok, qui c'è la cucina, ovviamente serve uno spadaio che sta lavorando, ma adesso, visto che c'è a disposizione lo spadaio, ragazzi, che palle, non abbiamo comunque a disposizione le risorse necessarie per poter migliorare la nostra katana. Ci serve 10 di ferro, ragazzi, noi abbiamo 4, quindi non c'è niente che possiamo fare. Allora, dove sarà però Yuna? Questo volete tizio cosa vende? Ah, è un mercante. Lord Sakai, attenzione, siete sopravvissuti all'invasione. Per ora ci conosciamo? No, signore. Ma vi ho visto andare in battaglia. Accettate questo dono. Se la indossate, dicono che uno spirito vi guiderà verso ciò che cercate. A quanto pare potrebbe fare comodo anche a te. Non con i mongoli che infestano le campagne. Ma se vi conducesse a dei fiori, portateli a me o ad altri mercanti. Possiamo usarli per creare delle tinte. Me lo ricorderò. Ah, ecco. Grazie. Che servono i fiori. Figata, veste del viandante, ideale per chi sta per intraprendere per un lungo viaggio, insomma, vediamola un po', ragazzi. Ah, questa è proprio un po' più da straccione, per quanto comunque abbia anche un mantello, anche se un po' logoro. Direi, ragazzi, allora, che attualmente, visto che non abbiamo più a che fare con i cappelli di paglia,
Penso che mi rimetterò questa, ragazzi, armatura del clan samurai per adesso. E tra l'altro questo cappello non mi faccia impazzire, ma mi rimetto la mia bellissima fascetta bianca da corridore. È bellissima questa. Quindi perfetto. Intanto, se ne porterete di più sarà vostro. Che figata, bello! Quindi possiamo cambiare anche l'aspetto del nostro equipaggiamento, ragazzi. Ci servono 15 fiori per comprare questa qui. Wow, che spettacolo, ma sono bellissime. Ma quella che mi ha colpito di più, ragazzi, questa devo dire, eh. È tipo viola, blu, non si capisce, veramente molto bella. Anche le decorazioni per l'arco. Che figata! Spettacolare sta cosa, ragazzi. E possiamo cambiare anche il colore delle nostre armature. Bello di questo colore, mi piace moltissimo. È bella sta cosa, ragazzi, adoro. Guardate come cambia l'aspetto comunque in base alle tinte. Bellissima. Allora mi dovrei da fare, ragazzi, magari più per conto mio, per vedere se trovo quanti più fiori, piante, se ne porterete robe, di più, sarà robe simili. Guardate questo! Mamma mia, spettacolare! Altre fascette, altra fascetta. Bello, bello, bello. Ora puoi usare il vento guida per scoprire nuovi luoghi. Ok, quindi vabbè, probabilmente tutte quelle robe secondarie di cui mi parlavate, ragazzi. Quindi, vabbè, ma... Addio. In ogni caso... Addio, minchia, cioè, ci rivedremo. Grazie, grazie. Ma io non ho la minima idea di dove trovare Yuna, ragazzi. Cioè, sinceramente parlando. Aspettate un attimo. Allora, trova Yuna alla fucina di Komatsu. Ma ci sono stata un attimo fa, ma io Yuna non l'ho vista. Ma a meno che si trova nel piano superiore. Vediamo un attimino, ragazzi, Vediamo cosa ha da dirci. Però deve essere qua. Che diamine. Taka, dov'è tua sorella? Scusa, ho bisogno. Bisogna parlare con lei. Yuna, provvistine. Yuna, sei qui? Dov'è? Non c'è. Proviamo a guardare di sopra, ragazzi. Magari si sta con sonnellino. Si sta facendo i capperi suoi in qualche modo. No, non è neanche qua sopra. What the fuck? Però ci sono delle provvistine. Me le prendo. Va bene. Ah, evidentemente non è proprio dentro la cucina. Aspettate un attimo, va. Allora, proviamo Ditemi a tornare se posso di qua. Fare qualcosa. Sì, ho capito, non c'ho i materiali. Che diamine. Allora, andiamo di qua, ragazzi. Vediamo un po' di preciso dov'è l'obiettivo. Ok, è qua, perfetto. Non era proprio la cucina, però vabbè. Se i mongoli tornassero, li ucciderebbe nel sonno. State calmi. Ci penso io. Che ci sto a fare se no? Ancora a raccontare storie in giro? Solo le storie che piacciono alla gente. C'è chi ti chiama lo spettro. Sei tu che gli metti in testa certe idee. Questa gente è al tuo fianco perché crede in te. Deve credere nei samurai. Per loro non c'è differenza. Con Lord Shimura libero, non dovranno più credere a queste storie. Forse. Taka sta lavorando sodo per accontentarti. Non vuole deluderti. Vediamo come procede. È che a volte le persone hanno bisogno di credere in qualcosa, ragazzi. Va bene, vediamo come procede allora. Torniamo da tuo fratello e vediamo cosa ha da darci, no? Eri alla ricerca di guerrieri per salvare tuo zio. Mi hai trovati? Alcuni. Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi sono ancora vivi. Sono impegnati nelle proprie battaglie, ma quando sarà il momento mi aiuteranno. Un arciere e una nobil donna. Sicuro che bastino? Per questo ho assoldato i cappelli di paglia. Il loro nuovo capo è un mio vecchio amico. Beh, sembra che tu abbia tutto l'aiuto che ti serve. Ti unirei a noi? Non lo so. Si spera sia abbastanza. Qualcuno può aiutarmi? Ci penso io. Vai da Taka. Ci vediamo dopo. Spero sia abbastanza, insomma. Ce l'hai fatta. Grande Taka, appena finito, ragazzi. Grazie vediamo per la vostra pazienza, signore. Ma grazie a te, ragazzo, grazie. Un rampino di ferro con una corda attaccata ad esso. Per dondolare da sporgenze. Per scalare mura. Regge il mio peso? L'ho provato io stesso. L'ho chiamato Kaginawa. Kaginawa, ok. È perfetto. Ti sono debitore. No, è un regalo. Ho mia sorella, la mia casa, la mia vita. E mi basta. Grazie, Taka. Jin! Dove sei? Ryuzo. È arrivato Ryuzo, che è successo? Com'è che è arrivato qui? Jin!
Jin Sakai! Avete visto un samurai? So che sei qui! Oh, calma, calma, non urlare. Ti ho cercato dappertutto. È successo qualcosa di grave? I mongoli hanno preso le mie truppe migliori. Contavo su di loro per liberare Lord Shimura. Porca. Se non ci muoviamo, i miei uomini moriranno. E tuo zio marcirà in una cella. Dove sono? Ai ferri a Forte Yatate. Va bene, Ryuzo. Vediamo che fare. Porca paletta, guarda caso. Adesso che ho il rampino e che ho completato questa cosa qua. Cioè no, questa cosa qua no, sta iniziando adesso la missione. Ma dico, adesso che sono riuscita ad ottenere il rampino. Così sono prigionieri vicino al Forte Yatate. Dove di preciso? In realtà sono all'interno del forte. In cima a una rupe. Come liberiamo i tuoi compagni da lassù? Non hanno catturato tutti i miei uomini. Chi è rimasto ci aspetta un incrocio qui vicino. Ci servirà il loro aiuto. Fai strada. Ok, molto bene. Perfetto, niente ragazzi. Siccome ovviamente le cose non possono andare mai, cioè dritte, adesso che sono riuscito a ottenere il rampino, Ryuzo non è disponibile con i suoi uomini perché li hanno presi. Li hanno catturati, se li sono portati via. Quindi adesso gli dobbiamo pure andare a salvare le chiappe, invece di andare a salvare le chiappe a nostro zio. Porcaccia miseria. Vabbè, comunque ragazzi, allora ci fermiamo ovviamente qui per oggi, quindi riprenderemo da qui la prossima volta per riuscire ad aiutare il nostro amico Ryuzo a recuperare i suoi uomini, perché senza di loro, il loro numero soprattutto, ragazzi, non possiamo sperare di fare nulla, quindi non ci resta che dargli una mano a recuperarli. Come sempre ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!